Dopo l'1-1 maturata a Zlatemorautz, Italia e Slovacchia si ritrovano di fronte per giocarsi la qualificazione agli Europei 2015. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia Di Biagio cambia un solo elemento rispetto all'andata. Fuori Baselli, al suo posto Krizetic. Una sola variazione anche nell'11 slovacco, dentro Duda, fuori Mialik. Arbitra lo scozzese McLean. Pronti, via, l'Italia fa subito male. Federico Bernardeschi prende palla in area, occhiata, cucchiaio. Niente da fare per Rusov, la prodezza del giocatore della Fiorentina ed è 1-0 per gli azzurrini. È il secondo gol con l'Under 21 per Bernardeschi dopo quello segnato il 9 settembre scorso contro Cipro. 1-0. L'Italia allora insiste a caccia del 2-0. Il sinistro di Berardi, la risposta da parte di Rusov. Al 14esimo la palla di Bernardeschi per Berardi, c'è la spinta di Paur sull'attaccante del Sassuolo, per McLean non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Andrea Belotti, palla da una parte, portiere dall'altra, 2-0 Italia, 8 gol in 12 presenze con l'Under 21 per l'attaccante del Palermo, già a segno nella gara d'andata. Al 34esimo piove sul bagnato per la Slovacchia, intervento falloso di Duda su Berardi, per McLean è doppio giallo e dunque cartellino rosso, Slovacchia che chiude sotto di 2 gol il primo tempo e con l'uomo in meno. È una situazione tutt'altro che facile per la formazione di Ivan Galad, che però sa reagire e lo fa al 17esimo del secondo tempo con Lobotka, che azzecca questo pallonetto favoloso che beffa Bardi e riapre il match per la Slovacchia, il gol di Stanislav Lobotka, giocatore del Trenčín, entrato in avvio di ripresa al posto di Paur, davvero una prodezza la sua. A questo punto la Slovacchia ci crede e ci prova con Zrelak, autore del gol slovacco nella gara d'andata, la risposta di Bardi. Soffre l'Italia e al 28esimo rischia grosso su questo affondo da parte di Schranz, l'intervento di Bianchetti per l'arbitro McLean è calcio di rigore, non sembrano esserci dubbi sull'intervento di Bianchetti ai danni di Schranz, ma poi McLean si consulta con l'assistente Harris e cambia idea, torna sui suoi passi e assegna il calcio d'angolo alla Slovacchia, dunque nulla di fatto. Passano 5 minuti, intervento falloso di Zrelak su Benassi, secondo giallo anche per Zrelak e la Slovacchia rimane in 9 uomini. Situazione davvero complicata per la formazione di Galad, che poco dopo ha questo gesto di stizza sul rilancio di Bardi e l'arbitro McLean espelle anche il tecnico della nazionale slovacca. A questo punto l'Italia può chiudere il match con Bernardeschi, che trova Longo, sembra perdere l'attimo l'attaccante del Cagliari, ma lo ritrova e come? Longo, gol del 3-1, il quarto. Con l'Under 21 per Samuele Longo che scrive la parola fine, l'Italia batte la Slovacchia e vola alla fase finale degli europei in programma a giugno in Repubblica Ceca. Un europeo importante perché metterà in palio 4 posti per le Olimpiadi di Rio del 2016. A Reggio Emilia, Italia-Slovacchia 3-1.